18.32, buonasera e benvenuti al TG2000. In apertura di telegiornale andiamo subito in Sicilia, a Palermo, dove poco fa si è conclusa la visita di Papa Francesco nel giorno in cui ricorre l'anniversario della morte di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 25 anni fa. Allora ci colleghiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato per rivivere i momenti più significativi di questa giornata. A te Cristiana. Sì, buonasera da Piazza Politea, ma il Papa ha lasciato da pochissimo questo luogo nel centro della città per dirigersi al porto dove prenderà l'elicottero per fare il ritorno a Roma. Si è conclusa quindi questa giornata siciliana di Papa Francesco, iniziata prestissimo in mattinata nella diocesi di Piazza Armerina, e poi l'arrivo a Palermo alle 10.45 subito al Foro Italico, il primo incontro con oltre 100.000 fedeli che aspettavano la striscia di terra lungo il mare. Il Papa ha fatto subito memoria di padre Pino Puglisi, martire 25 anni fa, la sua morte feroce nel quartiere Brancaccio ad opera di sicari della mafia. Il Papa nel suo nome ha ripetuto il grido che già 25 anni fa aveva rivolto ai mafiosi Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, ancora una volta ha chiesto di convertirsi. Si è ripetuto che chi è mafioso non è cristiano, e soprattutto ha ricordato padre Pino Puglisi, un prete che non viveva di appelli antimafia ma che seminava il bene. È l'inizio di un ritratto che durante tutta la giornata ha continuato a tracciare con gesti e parole. Ma allora riascoltiamo quel convertite che questa mattina è risuonato subito al suo arrivo a Palermo. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore, di servizio, non di sopraffazione. Abbiamo bisogno di uomini e donne di camminare insieme, non di ricorrere il potere. Se la letania mafiosa è "tu non sai chi sono io", quella cristiana è "io ho bisogno di te". Se la minaccia mafiosa è "tu me la pagherai", la preghiera cristiana è "Signore, aiutami a amare". Perciò ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle, smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. Voi sapete che il sudario non ha delle tasche, voi non potreste portare niente con voi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Io vi dico a voi, mafiosi, se non fate questo, la vostra vita stessa andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte. Le parole, poi il gesto, anzi la presenza nel quartiere Brancaccio, che per la prima volta vedeva un pontefice tra i palazzi, le strade, gli angoli di quel quartiere dove padre Pino Puglisi ha operato, vissuto e dove è morto. I palazzi che incorniciano la piazza Anita Garibaldi, dove padre Pino Puglisi fu freddato, erano completamente foderati da lenzuola bianche, segno di gioia ma anche di grande rispetto per la storia di padre Pino Puglisi. Il Papa è arrivato intorno alle 15, è sostato in preghiera sul luogo dove viene ricordato il martirio di padre Puglisi. Prima era stato anche nella parrocchia di San Gaetano, il luogo della missione di padre Puglisi, e subito dopo è salito anche nella casa
casa museo del martire, immergendosi nella vita quotidiana, nella povertà di una casa popolare che per anni è stata l'abitazione di questo parroco di periferia che tanto ha dato alla città di Palermo. Un momento di grande intensità, il Papa circondato dalla popolazione di Brancaccio, un momento che ha dato un segnale anche fortissimo a questo quartiere che rimane e continua a rimanere purtroppo periferia. E noi abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Monsignor Cuttitta, che in quella casa ha abitato. L'attuale vescovo di Ragusa infatti deve la propria vocazione, anche la propria formazione, proprio a padre Puglisi, che lo accolse nella sua famiglia per consentirgli di studiare. Così ci ha raccontato i momenti in cui padre Puglisi è morto, il momento in cui padre Puglisi è morto e soprattutto il momento in cui è stato composto il suo corpo nella bara. Sentiamo che cosa ci ha detto. E Puglisi era un uomo tutto di un pezzo, a parte che conosceva il territorio, ma sapeva perfettamente che la famiglia Graviano era la famiglia che controllava il territorio e che dettava legge. Puglisi è andato in casa dei Graviano, quando è morta la suocera dei Graviano, ed è andato lui a benedire perché era il parroco locale. E quando gli diedero 50 euro, lui le posò di nuovo sul loro tavolo, ha salutato educatamente ed è andato via. Da fratello ha poi composto anche il corpo nella bara, forse è stato uno dei momenti più dolorosi. Ha messo nella bara anche un oggetto particolare. Ho messo un pezzo di me. Ci vuole dire che cos'era? Era un regalo che lui mi aveva fatto, mi aveva dato, ma molto tempo prima, negli anni appunto in cui ero ancora giovanotto. E quindi questo è stato il mio oggetto, che poi abbiamo ritrovato ovviamente quando è stata fatta la riesumazione, prima della beatificazione, e quindi sì, era così. Il Signore ha voluto che mi occupassi io della estumulazione. L'apertura, noi abbiamo ovviamente la documentazione fotografica e anche video, e lui era con lo stesso sorriso ancora intatto. Intatto. E prima di recarsi nel quartiere Brancaccio, il Papa aveva pranzato come sua abitudine durante i viaggi con i poveri della città, nella missione Speranza e Carità fondata da Fratel Viaggio, un folle di Dio che quotidianamente accoglie, sostiene si occupa di tutti i poveri della città di Palermo, ospitandoli nella sua missione. Il Papa ha condiviso la povertà di questa struttura, ha pranzato con uomini in difficoltà, senza dimora, migranti, detenuti, arrivati da tutta la diocesi. Sentiamo com'è andata nel servizio di Nicola Ferrante. 1500 commensali, 150 nella sala col Papa, 40 alla stessa tavola con lui. Poveri, immigrati, detenuti e scartati del mondo. Un vassoio uguale per tutti, anche per Francesco. Riso, couscous, pollo impanato, insalata, pane e dolci locali. Allora, Biagio, com'è andato questo pranzo col Papa? Mamma mia, particolare, veramente profondo. È stato un segno di grande speranza. Siete veramente riusciti a parlargli, a dirvi qualcosa? Che ti ha detto? Guarda, lui la cosa è rimasto colpito vedendo tutta la realtà e tutti i fratelli di tutte le nazioni, di tutto il mondo, e che sono insieme, vivono insieme. Ecco, questa è la cosa che lui ha attenzionato. Poi è vicino ai malati, sofferenti, disabili, a tutti, ma anche ai carcerati. Li ha voluti proprio anche al tavolo. Meno pesante la pena da scontare dopo incontri di questo tipo? L'animo è più sollevato. Le cose si accettano in modo diverso, quindi sicuramente sì. Allora, io voglio dire solo una cosa. Anche lei è un detenuto? Sì, sono della casa circondariale delle Pagliarelli. Ringraziamo i magistrati, la dottoressa Vazzana, che ci ha permesso di venire qua. Però dico soltanto una cosa: né siamo né gli ultimi e né i marginati.
siamo persone che abbiamo sbagliato e stiamo pagando. E si può cambiare, si può cambiare. Il Papa che, vi, che ti dà, Papa, che forza ti dà? Il Papa ci ha dato una grandissima forza. La cosa che tenevo di più è che io circa 18 anni fa mi sono sposato e ho, avuto la benedizione. E ho ricevuto la benedizione di Paolo Giovanni, di Papa Paolo Giovanni II. Secondo. No. Okay. E ora ho avuto questo piacere di averla fatta anche da lui. Oggi te l'hanno consegnata? Sì, no, no, l'abbiamo fatta firmata. Noi, sì, l'abbiamo fatta firmare da Papa Francesco. Ci fai vedere la firma? Sì. Qui? Sì. Questa era la foto che si è scollata. Questa è la foto che si è scollata. Giuseppe, com'è andato questo pranzo? Eri seduto proprio al tavolo del Papa? Sì, ero seduto vicino al Papa, anzi è entrato lui e ci ha cominciato a salutare lui stesso. Veramente è una giornata speciale per me e per tutti quelli che hanno mangiato con Papa. È un segno di grande speranza, poi ha detto lui, proprio al momento di dare il saluto finale, prega per me, pregate per me, questa è stata una cosa preziosa. Lo farete? Sempre. Oddio, oddio! Oh, oh, oh. E anche il nostro vescovo, anche il nostro vescovo. È dell'amore. Altro appuntamento nel pomeriggio nella cattedrale di Palermo, l'incontro con i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi, altro discorso per Papa Francesco che ha pregato naturalmente anche sulla tomba di padre Puglisi, un discorso condito da tantissime frasi e abbraccio in cui il Papa ha messo in guardia ancora una volta i sacerdoti dal carrierismo e dal pericolo del clericalismo invece per quello che riguarda i laici, e ancora ha detto la chiacchiera è criminale, può ammazzare gli altri. E poi anche invitato a confessare con, non come psichiatri o detective, ma le parole più dure il Papa le ha riservate per un'usanza che purtroppo al Sud continua, durante le processioni spesso la pietà popolare viene inquinata da infiltrazioni mafiose, il Papa ha messo in guardia proprio dal pericolo che questi riti vengano in qualche modo strumentalizzati dalla mafia. Allora ha chiesto di vigilare sulla pietà popolare. Ascoltiamo le sue parole. Sulla pietà popolare avete cura, aiutate, state presenti. Un vescovo italiano mi ha detto questo: la pietà popolare è il sistema immunitario della Chiesa. È il sistema immunitario della Chiesa. Quando la Chiesa incomincia a farsi troppo ideologica, troppo gnostica o troppo pelagiana, la pietà popolare la corregge. Vi chiedo perciò di vigilare attentamente affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa. Perché allora, anziché essere messo di affettuosa adorazione, diventa veicolo di corrotta ostentazione. Lo abbiamo visto nei giornali, no? Quando la Madonna si ferma e fa l'inchino davanti alla casa del capomafia, no, quello non va, non va assolutamente. Dialogo decisamente informale con i ragazzi qui al Politeama nell'ultimo atto di questa giornata palermitana del Pontefice, la festa con i ragazzi, un clima amichevole, una chiacchierata tra il Papa e i giovani che hanno rivolto delle domande ancora una volta nel segno di padre Pino Puglisi, e il Papa che ha chiesto loro di non essere gassosi, di non sorvolare sulle cose ma di mettere radici e soprattutto di rinnovare quell'alleanza con gli anziani, con i nonni che il Papa caldeggia continuamente. Alla fine persino una confidenza, il fatto di essere davvero stanco e di avere le caviglie gonfie. Ed è tutto da Palermo, linea allo studio. Grazie Cristiana Caricato, adesso ascoltiamo nel servizio di Vitelli le voci dei fedeli palermitani. A
portato felicità a tutte le persone perché erano veramente felici. Un segno di riconoscimento molto importante e di apprezzamento di quello che in questi anni si è fatto. Avere la benedizione del Papa è qualcosa che ci porta ancora oltre rispetto a quello di prima. Però noi abbiamo sempre avuto Padre Puglisi che ci ha accompagnato, quindi non siamo mai stati soli. Mentre che guardo questa casa, che era una casa tutta di felicità, con questo prete così bravo, umile, avevamo un tesoro in casa e non lo sapeva nessuno. Io volevo chiedere canonizzazioni, perché lui già ha dato la vita per tutti noi, specialmente Brancaccio. Io ho dato la letterina. Che cosa gli avevi scritto? Caro Papa Francesco, il tuo cuore è puro, nella tua faccia risplende il sole, ti vogliamo un mondo di bene da Carlotta, Giuseppe e tutti i miei cugini. Non solo a Palermo, Papa Francesco questa mattina ha iniziato la sua visita a Piazza Armerina, migliaia di persone lo hanno accolto e allora riviviamo anche quei momenti del servizio di Paolo Fucini. Il bel sole di Sicilia, dirà poi Bergoglio, deve ancora farsi vedere, ma nessuno ormai dorme più, specie chi aspira alle prime file. 20.000 sono i posti preparati in piazza, tanti quanti sono gli abitanti del paese, dove forse prima d'ora non si era mai visto un giorno così movimentato. È il giorno di Francesco a Piazza Armerina, iniziato presto. Alle 5:30, 5. Alle 4:30. Ma ne vale la pena. Poi qui quando succede più? Atterraggio e arrivo a Piazza Falcone Borsellino, ribollente di entusiasmo, alle 9, con discorso portato da Roma su Chiesa e Parola di Dio, carità missionaria ed Eucarestia. Parla di piaghe come disoccupazione ed emigrazione, usura e dipendenze, in un territorio questo segnato da sottosviluppo sociale e culturale. Per dar concretezza alla nostra fede, esorta, dobbiamo riconoscere in quelle piaghe le piaghe di Cristo. Poi si lascia ispirare lì sul momento, quando invita a leggere e portare sempre con sé un Vangelo. Io chiedo al Vescovo che facilite di avere un Vangelo piccolo, per tutti quelli che lo chiedono. Quando invita i giovani mangiapreti dubbiosi, avvicinati al prete e dille: io di te non mi fido per questo, per questo, per questo. Avvicinati, anche avvicinati al vescovo e dirgli in faccia: io della Chiesa non mi fido per questo, per questo, per questo. Questo è gioventù coraggiosa, ma sì, con la voglia di ascoltare la risposta. E chi non va a messa? Ma perché la predica mi annoia, dura 40 minuti. No, 40 minuti deve durare la messa tutta. Atmosfera caldissima, peccato solo che a Palermo lo aspettano per far memoria, dice, del beato Pino Puglisi. E qui scatta l'applauso più forte. E adesso andiamo a Genova. Ieri la città si è fermata per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi a un mese esatto dalla tragedia. Intanto sui monconi del viadotto rimasti in piedi sono stati installati circa 200 sensori per permettere agli sfollati di rientrare nelle loro case per recuperare i propri beni. Il nostro inviato Vito De Torre. È il giorno dell'installazione dei sensori. Da ieri i vigili del fuoco sono al lavoro in tutta la zona rossa per preparare il terreno agli ingegneri e oggi sono state attivate le prime fotocellule. Tempo una settimana, massimo 10 giorni, assicurano dal comune di Genova, gli sfollati potranno rientrare in casa per prendere le loro cose. Potranno entrare nelle loro abitazioni una persona per nucleo familiare e solo per 1 ora e mezza, non di più. Saranno accompagnati dai vigili del fuoco e seguiti da assistenti sociali e psicologi. Sarà l'ultima volta che entreranno, no? E quindi sarà l'addio definitivo probabilmente alla casa. Tante persone si rendono conto di magari poter essere mancanti di una lucidità necessaria per poter entrare in casa e
prendere tutto il necessario, quindi anche la paura di dimenticare una cosa che magari poi esci da lì, l'ultima volta che entri in casa esci e te la sei dimenticata. Questo è un aspetto che terrorizza tantissimo, no? Ieri, in Piazza De Ferrari, per la commemorazione ad un mese dal crollo di Ponte Morandi, c'erano 20.000 persone. Il presidente Conte ha assicurato che entro 10 giorni nominerà il commissario straordinario. L'emergenza di Genova non è un problema locale, ma di tutta l'Italia. Se il decreto Genova, alla luce, leggendolo bene, manca di punti che possono dare risposte risolutive ai nostri problemi, quel decreto deve essere rivisitato, corretto con le modifiche che servono per dare le risposte a noi. Io questo, in poche parole, gli ho detto questo al primo ministro. E cosa le ha risposto Conte? Molto diplomaticamente sono qua per questo. Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che 184 migranti sbarcati ieri a Lampedusa saranno trasferiti in Tunisia con voli charter. La volontà di Salvini è quella di aumentare i rimpatri verso il paese nordafricano, non solo 80 alla settimana, ma Tunisi risponde che non ci saranno modifiche agli accordi firmati con l'Italia. Sentiamo Marco Burini. Via, via, circolare, anzi tornare da dove siete venuti quanto prima. Dopodomani 40 dei 184 tunisini sbarcati ieri a Lampedusa verranno rimpatriati con un volo charter e un altro volo con una quarantina di persone è previsto giovedì prossimo. Il ministro dell'Interno ha fretta e mette fretta al governo di Tunisi. Vuole rispedire tutti i migranti arrivati sulle nostre coste al punto di partenza. Martedì incontrerà a Roma il collega tunisino, Hichem Furati, ma già oggi, a margine di un incontro a Milano, ha messo le mani avanti. Lì non c'è guerra e non c'è carestia e non si capisce perché barchini o barconi devono partire dalla Tunisia e arrivare in Italia. Voli charter già ne partono per la Tunisia settimanalmente. L'importante è che ne partano di più e con più gente a bordo, sostiene Salvini. Già, ma la situazione in Tunisia non è affatto semplice. Da mesi si scontrano il premier, Youssef Chahed, sospeso ieri dal suo partito, e una parte della classe politica, guidata dal figlio del presidente Essebsi. Una battaglia politica che sta paralizzando il paese. E poi la Tunisia, che pure ha un accordo di rimpatrio con l'Italia, ha fatto capire che non vuole forzare le tappe. Ogni migrante ha diritto di presentare una domanda di asilo, che va esaminata prima del rimpatrio, per non rischiare una condanna dalle corti internazionali per i diritti dell'uomo. A proposito, il Viminale ha fatto sapere che i permessi di soggiorno concessi ai richiedenti asilo per protezione umanitaria sono diminuiti del 30% da quando è entrata in vigore la circolare di Salvini, che oggi gongola e minaccia. Ci saranno ulteriori miglioramenti. Anche stamattina, comunque, una quarantina di migranti curdi, tra cui 8 bambini e una donna incinta, sono sbarcati sulle spiagge vicino a Crotone. Altri 9 a Santa Maria di Leuca. La polmonite da legionella torna a colpire, questa volta in Brianza. 2 anziani sono stati ricoverati in ospedale a Desio. Si tratta dei primi casi registrati nella zona dopo l'epidemia che ha colpito il bresciano con oltre 200 polmoniti, di cui 23 causate proprio dal batterio della legionella. Il paziente più grave è un 78enne di Cesano Maderno, con svariate altre patologie, ricoverato da un paio di giorni in rianimazione per insufficienza respiratoria. In prognosi riservata, ma in condizioni stabili, invece un altro pensionato di 89 anni, residente a Desio, ricoverato da domenica nel reparto di medicina, che fortunatamente sta rispondendo positivamente alle terapie. Mentre viene declassato a categoria 2 il tanto temuto uragano Florence, che ha appena toccato la costa orientale americana, è stato appunto declassato. Invece c'è allarme nelle Filippine, dove il tifone Mangkhut ha già fatto vittime e danni. Sentiamo Leonardo Possati. Florence, l'uragano declassato nelle ultime ore a tempesta tropicale, è passato lasciandosi alle spalle nella Carolina 5 vittime e danni enormi. Tra i morti, una mamma e il suo bambino di 3 anni uccisi da un albero caduto sulla loro casa nella Carolina del Nord. La terza vittima è un uomo rimasto fulminato mentre cercava di attaccare alla corrente un generatore. Vi è poi una donna morta di infarto. In questo caso i soccorsi non sono arrivati in tempo a causa della strada bloccata dai detriti. Oltre alle vittime, adesso si contano i danni lasciati dalla furia del vento e dalla pioggia. 150 centimetri di acqua in nemmeno 48 ore. Ci siamo chiusi in casa ieri sera, è stato terribile, ma il peggio è passato, abbiamo viveri e quanto necessario in casa. Sembra che il peggio sia passato, i danni sono enormi, le linee elettriche sono danneggiate e molti veicoli sono sotto i detriti.
In queste ore il governatore del North Carolina ha fatto sapere che circa 1.700.000 persone tra Carolina e Virginia sono state avvisate di evacuare, ma non si sa in quanti lo abbiano fatto. Sul nord delle Filippine si è abbattuto il tifone Mangkhut. Per ora la polizia ha confermato due vittime, entrambe donne, morte dopo che l'uragano ha toccato terra questa notte con venti fino a 330 km orari. Migliaia di persone sono state sfollate e hanno trovato riparo in rifugi di fortuna. E prima di chiudere, ancora una notizia sul viaggio di Papa Francesco. Francesco si è fermato in preghiera davanti alla stele a Capaci, che ricorda la strage appunto di Capaci in cui persero la vita il giudice Falcone e la sua scorta. Pellegrinaggio delle famiglie a Pompei, ormai una consuetudine organizzata dal Rinnovamento nello Spirito in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. Il primo appuntamento ecclesiale sulla famiglia dopo l'incontro mondiale di Dublino. Vediamo il servizio. Testimoniare il valore della famiglia come prima esperienza di comunità e amore. Con questo obiettivo da tutta Italia padri, madri, figli e moltissimi nonni si sono dati appuntamento a Scafati in provincia di Napoli per l'11° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia. Anche da Genova siamo venuti giù col pullman, abbiamo fatto un viaggio lungo ma ne vale la pena. Il nostro stare qui proprio a voler rimarcare l'importanza della famiglia voluta da Dio. Dobbiamo assolutamente testimoniare che la famiglia è viva, non è morta come vogliono farci credere, è viva, è gioiosa, è felice. Voi siete qui a testimoniare il valore della famiglia, magari immaginando di diventare una famiglia. Certo, noi crediamo fermamente nel vincolo del matrimonio perché il sacramento è una grande grazia che permette di esprimere al meglio l'amore di Cristo nelle famiglie. Promosso dal Rinnovamento per lo Spirito Santo con la prelatura pontificia di Pompei, l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e il Forum delle Associazioni Familiari, il pellegrinaggio si è concluso nella piazza del Santuario di Pompei, dove dopo l'affidamento delle famiglie e dei ragazzi a Maria si tiene la messa celebrata dall'Arcivescovo Metropolita, il Cardinale Crescenzio Sepe. Siamo all'indomani dell'incontro di Dublino, siamo all'11ª edizione con un grande concorso di volontà sociale ed ecclesiale. Più fiducia nell'istituto familiare, più capacità di promuovere i doni, i carismi, le pedagogie, le tante risorse inespresse che ci sono nella famiglia. Chi salva la famiglia salva la Chiesa, chi salva la famiglia salva il Paese e l'avvenire del Paese. E con questo è tutto per il nostro telegiornale, prossimo appuntamento con l'informazione alle 20:30, un saluto e ci vediamo fra poco.